Nessuno si salva da solo perché questo tempo della pandemia ci ha fatto scoprire che siamo tutti poveri e mancanti. Chi è povero di relazioni, chi è povero di cibo, chi è povero di casa, chi è povero di salute, siamo tutti poveri e dandoci insieme la mano riusciamo a compensarci reciprocamente. Beh, c'erano delle file lunghissime davanti all'Emporio. Veramente era una tristezza unica vedere mamme che stavano in fila anche a piangere di vergogna a chiedere aiuto. Ed è aumentato tantissimo tra il giugno 2019 e giugno 2020. La differenza di quantità di derrate alimentari è stato di un aumento del 600%. Abbiamo distribuito nel giugno del 2020 quasi 80 tonnellate di cibo e abbiamo avuto una media di aumento di 20.000 pasti al mese in più. All'inizio del lockdown non avevamo più volontari perché non potevano girare, quindi ci siamo trovati in difficoltà perché gli operatori hanno dovuto distribuire il cibo a 400 persone in tre. Abbiamo dovuto mettere su il fondo anticrisi per bollette, affitti, piccole spese sanitarie. Poi, ringraziando il Signore, anche c'è stata una riscoperta di una fascia di volontari nuovi che si sono affacciati per la prima volta perché si sono sentiti a rimboccarsi le maniche e dare il loro contributo. Questa pandemia ha insegnato l'importanza dell'aiuto perché penso che tutti abbiamo sperimentato nel piccolo l'aiuto ricevuto. Solo quando ricevo un aiuto poi mi apro più facilmente ad aiutare.